Onorevole Ruocco, 17 minuti. Grazie Presidente. Tanto è con grande orgoglio che da deputata del Movimento 5 Stelle esprimo la massima fiducia nei confronti del Presidente. Me ne dolgo del fatto che il Partito Democratico non conosce il nostro contratto, non conosce la parte fiscale in particolare, dimostra di non averla letta. Noi abbiamo una visione organica del fisco. Noi, mi pare di aver ascoltato il Paese che ci lascia in eredità il Partito Democratico, con un fisco che non è chiaro, il contribuente che non sa quanto e quando deve pagare, con norme fiscali retroattive. Ma come si può fare a dire che il Movimento 5 Stelle non ha chiarito questi punti fondamentali? Noi nel nostro contratto abbiamo la semplificazione. Tutto ciò che è inutile è dannoso per il contribuente, fa perdere competitività alle imprese e rende impossibile lo stare sul mercato. È semplice. Il fisco deve essere qualcosa di chiaro. Il contribuente deve sapere bene le proprie scadenze e il quantum. E non deve andare per vie incerte, anche perché in questo modo l'espansione dell'economia non si avrà mai, perché non si sa mai domani quanto ti toccherà pagare. Ma questo è un brutto film, quello che abbiamo visto nel passato. Noi vogliamo fisco chiaro e lo abbiamo scritto a chiare lettere. E chi dice che la flat tax non è progressiva non ha letto neanche bene in forma organica il nostro programma sul fisco, perché quello si corregge attraverso deduzioni e detrazioni ad hoc, che tra l'altro traccia un percorso fiscale fatto di strategia che vuole premiare la parte della crescita sana del Paese, quella fatta di investimenti produttivi e ad alto moltiplicatore. E qui si lega il discorso delle nuove tecnologie e anche qui dimostra qualcuno di non aver letto il nostro contratto. Le nuove tecnologie, gli investimenti produttivi ad alto moltiplicatore, le opere pubbliche, sì, le opere pubbliche, anche quelle ad alto moltiplicatore. Non si fanno grandi opere pubbliche alla rinfusa perché si devono accontentare amici degli amici. Si fa un calcolo di efficienza economica. Perché se noi abbiamo un gettito fiscale lo dobbiamo ottimizzare, è veramente un film che non avete mai visto. Mi rendo conto che qualcuno sia stranito in quest'Aula, ma questa è la nostra nuova impostazione. Noi diamo piena fiducia a tutto questo, vogliamo un Paese diverso, sono i cittadini che l'hanno espresso. E ci dispiace che qualcuno non se ne faccia una ragione, ma il segnale è chiaro. Per quello che riguarda il rapporto con l'Europa, anche qui noi supportiamo questo governo nel tavolo delle difficili trattative che dovrà portare avanti in seno all'Europa, perché è chiaro che anche lì bisognerà che un'Europa distingua molto bene ciò che è la parte di investimenti produttivi da quello che sono spese improduttive, e che questa Italia, l'Italia del Movimento 5 Stelle insieme in coalizione di governo e con il nostro contratto, non vedrà mai più mischiare questo tipo di valutazioni, ma porterà ben distinto tutto ciò che porta a sviluppo sano e sostenibile rispetto a quello che porta ad affossare il nostro Paese. Quindi anche a livello europeo tutte queste distinzioni dovranno essere portate avanti nel tavolo delle trattative e noi siamo pronti per supportare e per suffragare questo governo. Dal punto di vista pratico chiaramente partiremo subito con, come dicevo, con l'eliminazione di oneri burocratici inutili come redditometro, spesometro, che saranno sostituiti degnamente finalmente dalla rampa di lancio della fatturazione elettronica. Anche quello rimasto sulla carta e non è mai realizzato dal Partito Democratico, che adesso continua a lamentarsi. La tecnologia deve servire al contribuente, non deve essere di ostacolo, così tanto per dire. E noi faremo in modo che i contribuenti si possano degnamente servire delle nuove tecnologie, non come abbiamo visto fare finora. Quindi
Noi esprimiamo piena fiducia perché il contratto di governo l'abbiamo letto, l'abbiamo redatto e l'abbiamo letto, questo è molto bene, e quindi conosciamo la visione organica che in esso è espressa e appoggiamo passo per passo questo nuovo percorso di cambiamento che è chiesto a gran voce da cittadini che per troppi anni hanno sofferto a causa dell'incuria e dell'indifferenza di una vecchia classe politica fortunatamente ormai tramontata. Grazie.